Con la deposizione di corone di fiori sul luogo dell'agguato mafioso è stato commemorato questa mattina a Palermo, alla presenza delle maggiori autorità politiche locali e del sottosegretario all'interno Ettore Rosato, oltre a quelle della moglie Pina Maisani e dei figli Davide e Alice, l'imprenditore Libero Grassi, che fu ucciso il 29 agosto del 91 perché non si piegò al racket delle estorsioni. Per il sottosegretario all'interno Ettore Rosato ci sono imprenditori che sulla scia di quanto fatto a Libero Grassi oggi cominciano a collaborare con coraggio. Il suo è stato un esempio carico di significato. Per il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Francesco Forgione, invece, gli imprenditori, come aveva fatto Grassi, devono collaborare di più nella lotta alla mafia. E indica che lo Stato ha invece l'obbligo di fare di più, a iniziare a sostenere con convinzione la magistratura nella sua attività investigativa e impegnarsi, sotto l'aspetto legislativo, a dar vita entro l'anno a un testo unico che serva a coordinare gli strumenti di contrasto. L'assessore regionale alle finanze Guido Loporto, in rappresentanza del governo regionale, ha ricordato che la figura di Libero Grassi, anche a distanza di molti anni dal suo martirio, rimane un simbolo della lotta alla mafia sotto l'aspetto del contrasto all'esecrabile pratica del pizzo. Infine, Tano Grasso, presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana, ha annunciato che a Palermo nasce la prima associazione antiracket e a presentarla ufficialmente sarà il mese prossimo il ministro dell'Interno, Giuliano Amato.